Salve a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo video spacchettamento con un incredibile ospite perché c'è Rodrigo che mi sta facendo le riprese. Che dire ragazzi, allora questo è un pacchetto che mi ha mandato il mio iscritto, il nostro amico, perché l'abbiamo pure conosciuto in persona, tra l'altro perché ci è venuto a trovare in aeroporto tipo 2 anni fa, quando è che eravamo venuti, tipo tre anni fa. Tre anni fa. È venuto a trovarci pure in aeroporto, siamo stati insieme purtroppo pochissimo tempo perché dovevamo andare via, per questo dico amico. Perché comunque diciamo che il rapporto non dico che è strettissimo, però dai, comunque ci siamo conosciuti. Quindi Alessio, grazie veramente di cuore. Qualsiasi cosa ci sia qua dentro è stato veramente un Abbiamo la pensiero, raffinatezza del pacco. super gentile da parte tua. Per cui lui mi ha detto che ci teneva al fatto che io ovviamente aprissi il pacco in video, come giusto che sia, come ho sempre fatto fino ad ora con i vostri pensieri. Per cui non perdiamo più tempo, io sono impaziente anche perché non, cioè soltanto scuotendo non riesco a capire cos'è, per cui apriamo questo pacco che è stato scocciato davvero molto bene, devo dire. Ammazza. Caspiterina, ce la famo. Forza, forza, coraggio, l'aiuto? No, no, Dai, fai. fagli vedere che ce la fai. Ok, oh, ci siamo quasi. Ecco. Ok, oh, finalmente ce l'ho fatta, ragazzi. C'è anche un foglietto. Prima di tutto, prima di vedere cosa c'è dentro, voglio leggere la lettera. Oh, che bello! Come sempre, questa è la parte che mi interessa di più. Weyla, ciao Mary, come stai? Eccomi, come ti avevo promesso tanto tempo fa, ti mando un pensierino da parte mia molto molto speciale. Sono ormai mesi che sono sparito da YouTube. Ultimamente non mi va tanto di stare al PC con questo caldo atroce che fa. E inoltre, da quando mi sono trasferito con degli amici d'infanzia, ho scombussolato un po' la mia vita, diciamo. A parte che dentro questa casa sto ancora con la connessione degli anni 90, per colpa della costruzione di questa casa non posso avere non più della DSL, e perciò sto soffrendo anche per questo. Caspita, mi dispiace. A casa mia vecchia andavo a 20 mega al secondo, qui a malapena 1 mega al secondo. Caspita. Insomma, ormai non riesco a fare tutte quelle cose che facevo una volta su YouTube. Ora mi sto dedicando più che altro alla creazione di un videogioco. Che figo! Semplice 2D e ogni tanto al montaggio di altri video. Complimenti. Poi ci tengo a sapere che videogioco è, mi raccomando. Ma mi sono promesso che farò di tutto per rendere le cose come erano un tempo. Ho passato dei brutti momenti all'inizio di questo trasloco. Poi magari un giorno ve lo racconterò a te, Rodrigo. Ma ora, piuttosto che raccontare le mie storie noiose, parliamo di questo regalo. Questo sarebbe stato il tuo regalo di compleanno, ma siccome ci sono stati dei problemi logistici e altri tipi di problemi, ho fatto un mega ritardo, perciò ti chiedo di perdonarmi. Non stai tranquillo, quindi comunque grazie. Comunque ho pensato, perché non farne uno anche a Rodrigo, visto che è un grande, lo stimo davvero tantissimo. Quindi c'è Ah. qualcosa anche per te, ecco perché lui Alessio aveva insistito affinché ci fosse anche Rodrigo al momento dell'apertura del pacco. Ah sì? Sì. Ah, a me non metto niente. Bella Rodri, che si dice? Come stai, bello? Come il culo. Vai. Sappi che ho pensato anche a te, mio caro. So che non è il tuo compleanno, ma considerando che anche tu sei una persona speciale come lei, era dovere. Mi fai troppo tagliare i tuoi video. Sei uno dei pochi youtuber super simpatico, una persona, come dire, semplice, cioè una persona senza troppe pretese, gentile, non egocentrica, che ama la propria donna come si deve, una persona di cuore. Oh. Ammiro anche le tue canzoni, difatti tempo fa mi ero fatto dei CD per la macchina, te li ricordi? Hai Sì. cominciato pure a piacermi il genere, anche se il rap trasgressivo o trap li continuo ad odiare. Non me ne intendo molto, quindi non me menà. Tranquillo, perché il trap fa schifo pure a lui, quindi siamo a posto. Comunque, concludo questa lettera una volta per tutte per dirvi che vi voglio bene, anche se purtroppo ci siamo conosciuti molto poco. Ma spero tanto di vederci un giorno per passare delle giornate insieme e diventare dei veri amici. Comunque, quando andremo a Roma a passare una giornata, sicuramente sarei contattato. Sicuramente. Siete entrambi delle persone fantastiche e meritate tutto il grande affetto delle persone che vi seguono su YouTube. Dai, regà, ci ha messo pure faccina con gli occhiali da sole. Bellissimo. Chissà, magari se ci organizzassimo potrei venire io a trovarvi se per voi sarà difficile spostarvi. Che ne pensate? Tanto a Roma ci veniamo, prima o poi, questo è sicuro, già l'abbiamo parlato, l'abbiamo detto, Roma tappa garantita. Questo regalo vi aiuterà a rilassarvi come si deve, visto che negli ultimi periodi avete passato dei momenti brutti e senza mai un momento di relax. Ammazza. Prendetevi un dannato giorno di riposo e divertitevi. Un forte abbraccio, Alexio, o meglio, insomma, conosciuto come
Alessio, questa bellissima lettera. Letterina, quindi come sempre la cosa più importante, ragazzi, è finisce grazie. Nell'album delle lettere. Esatto, quindi grazie comunque per i bellissimi pensieri che ci hai messo e le bellissime parole che hai usato. Ah. E vediamo, insomma, allora di che si tratta. Ci avevamo messo, oh mio Dio. Andiamo al succo, al succhio. Sei impazzito? Che cos'è? Fughe relax. Oh mio Dio. Una notte, una colazione, un momento relax. Ma sei impazzito? Oh mio Dio. Ma che ci hai regalato? Grazie. Scegli la tua esperienza, prenota online, insomma, si può scegliere dove andare. Ma va. Grazie, caspiterina. Ma che figata. Cavolo, non me l'aspettavo proprio. Grazie. Ma adesso dobbiamo scegliere una meta. Cavolo. Si può scegliere dove andare. Tra turismo e hotel per due persone. Ma che bello. Grazie, cavolo. Andiamo a Tokyo. Che oh, bello. Alex, ma sei fuori di testa tu. Che bello. È incredibile. Ma veramente sono senza parole. Oh. E ha pensato a tutti e due. Grazie. Quindi, che bello. Non, so che non ho mai ricevuto un regalo del genere. Nemmeno io. È la prima volta. Grazie. Mi hai fregato il regalo che volevo fare io a Giocherina. No, non scherzo. È vero. Ma come sei bella, amore. Vabbè, io no. Veramente sono allibita e sbalordita, senza parole. Per cui veramente veramente senza parole stavolta. Ho avuto un pensiero tenerissimo, tra l'altro, perché ha pensato più che altro pure al nostro stato mentale, quindi Io sono arrivato alla fine dell'estate senza più distrutto, lui sì. Soprattutto quindi non sappiamo non che sono dire, più non so se tu hai qualcosa da dire, ma io sono senza parole. Vabbè, inquadrami che lo saluto. Dai. Posso dire qualcosa? Sì. Ok, allora Alexio, grazie di cuore per questa vacanzina che ci hai organizzato. Fai vedere. È stato un pensiero stupendo, davvero, e speriamo di poter ricambiare questo regalo magari quando ci vedremo, passiamo una bella giornata insieme a Roma, ed è davvero apprezzatissimo, grazie per le belle cose che hai scritto sia per me che per Mariangela, e ti mando un bacio gigante e ti voglio bene. Comunque io continuo a considerare che tu sia un pazzo quando sei venuto all'aeroporto a trovarci per 6 minuti, ma neanche, no, sono stati 2 minuti, pochissimo, però me lo ricordo ancora bene quel momento là, è stato speciale. Grazie ancora. Davvero, non so cosa dire, e già ti avevo ringraziato mille volte comunque quando ci siamo sentiti sui social. Non so mai, ragazzi, come ringraziarvi abbastanza. Qualsiasi sia il vostro pensiero, il vostro regalo, è sempre davvero troppo. Per cui Alessio, grazie davvero di cuore. E dai, come ha detto Rodrigo, speriamo comunque di poter poi ricambiare un minimo, perché è sempre troppo poco. E quando ci vedremo a Roma, perché ci vedremo a Roma, questo te lo posso assicurare, e Roma sarà forse una delle nostre prime tappe, per cui ricordatevelo, ricordatelo Alessio, tu sarai di sicuro il primo ad essere contattato quando sarà il momento. Perché dovremmo andare a dormire da qualche parte alla fine. No, scherzo. Quindi grazie davvero di cuore, e soprattutto per, ripeto, le belle parole che ci hai scritto. Quindi che dire, questo video spacchettamento finisce qua. E niente, grazie a tutti ragazzi. Un saluto, un bacione e un budosh a tutti da Giocherina. Ciao! Ciao! Nah.